talk della rassegna speciale Intelligence Week. Voi sapete che a quest'ora siamo piuttosto per i consigli di lettura e abbiamo un libro molto particolare che presentiamo. Ecco, io ho la versione di Pazienza, di Francesco Pazienza, che in realtà sarà disponibile nelle librerie, credo, dalla fine del mese. Poi ce lo dirà il 27. Benissimo. Io in realtà non me lo sono fatto scappare, Francesco Pazienza, perché da diverso tempo, da alcuni anni, ho il suo vecchio libro, che è questo qua, si chiama Il Disubbidiente. Che, ecco, lo condivide, perfetto, che ha una caratteristica molto particolare, cioè il disubbidiente su eBay viene battuto a cifre altissime, possiamo toglierlo, a 250 euro a copia o più. Perché? Perché non esistono più copie. Cioè, a un certo punto lui, Francesco Pazienza, affida all'editore Longhesennese, e per una ragione che forse dopo ci racconterà, vengono sostanzialmente fatte sparire dalla circolazione qualche migliaio di copie di questo volume, quindi Il mistero nel mistero. Devo dire che adesso, con chiare lettere, lui riesce con la versione di Pazienza, e oggi parleremo della versione di Pazienza. Ad aiutarci in questa direzione saranno due persone che poi ci leggono i curricula, che sono due amici, la professoressa Maria Gabriella Pasqualini e il professor Marco Cuzzi. Certo che Pazienza ci aiuta qualche anno della storia d'Italia, che sono anni fondamentali, cioè io direi, poi riducendo la concentrazione ai primi anni 80, diciamo magari dal 79 all'85, ecco, sono anni cruciali. Poi c'è un proseguio della storia di Francesco Pazienza fino agli anni 90, però quei 5 o 6 anni sono anni fondamentali, perché nella storia d'Italia. Io direi non ora un'ora e 10, quindi a disposizione. Dico però che Margherita vi dirà quali sono le regole d'ingaggio di questo talk, e leggerà le note biografiche dei nostri tre ospiti. Buon pomeriggio a tutti e bentrovati. Riepilogherò qualche breve regola d'ingaggio per mantenere l'ordine durante il talk di questo pomeriggio. La prima regola è di tenere il microfono spento quando non si parla, per evitare rumori di fondo. La seconda regola è che per richiedere la parola è sufficiente l'utilizzo della chat di Zoom. Troverete infatti una piccola icona a forma di fumetto nella barra inferiore del programma. La terza e ultima regola è che abbiamo dovuto contingentare la durata degli interventi da parte del pubblico. Vi chiediamo quindi di non superare il limite dei 3 minuti. Leggo quindi le biografie dei nostri relatori. Francesco Pazienza, studi di Roma, ha lavorato come consulente in Francia negli anni 70, collaborando con l'oceanografo Jacques Cousteau. È stato poi consulente del SISMI, frangente in cui è stato coinvolto nelle vicende del crack del Banco Ambrosiano e per depistaggi nella strage di Bologna. Adesso risiede a Lerici ed è attivo nel volontariato. Marco Cuzzi, associato di storia contemporanea all'Università degli Studi di Milano. Novecentista, le sue ricerche si concentrano principalmente sulla diffusione del fascismo e del neofascismo nel mondo, sui Balcani nel XX secolo, sulla storia d'Italia repubblicana e sulla storia della massoneria. Maria Gabriella Pasqualini, storica, ha insegnato storia e istituzioni dei paesi afroasiatici nell'Università di Perugia e poi storia e istituzioni dell'Africa Mediterranea e del Vicino Oriente in quella di Palermo. È stata inoltre docente alla Scuola Ufficiali Carabinieri a Roma, dove ha insegnato analisi della conflittualità e storia dei servizi segreti italiani. Lascio la parola ad Andrea Venti. Se non che darò subito la parola ai nostri docenti, quindi nell'ordine prima Marco Cuzzi e Maria Gabriella Pasqualini, anche per darci un po' un'inquadratura di quello che era quegli anni. Molti dei nostri
delle persone che ci guardano, che partecipano, sono nati ampiamente dopo il periodo di riferimento di questi studi. Prego, Marco. A tutti, grazie per l'invito. Ma dunque, allora, mi viene da citare, come faccio spesso, i classici, dicendo che gli antichi greci dicevano che Mnemosine, cioè la dea della memoria, ha partorito la musa della storia, che è Clio. E in effetti tra memoria e storia c'è un legame fortissimo. E naturalmente la memoria e le memorie di Francesco Pazienza, del dottor Pazienza, sono centrali per inquadrare la storia di un periodo che Zavoli aveva definito la notte della Repubblica, parlando più che altro della strategia della tensione degli anni di piombo, ma che poi hanno appunto, soprattutto nella parte che riguarda questo volume, un particolare focus quando si parla della sostanzialmente dalla metà degli anni 70 in avanti, e quindi l'ultima guerra fredda in Italia, nello specifico anche nei rapporti italo-americani, una fase della guerra fredda che vede testualmente un'avanzata del Partito Comunista e una serie di iniziative per limitarne questa avanzata di vario genere attraverso un lavorio delle comunità di intelligence italiane e statunitensi, che vengono appunto inquadrate da chi queste comunità ha frequentato, seppure l'autore spiega più volte nel suo volume che la sua funzione è, come dire, incardinata, in realtà non era tale, ma di questo sicuramente parlerà la mia amica e collega Gabriella nello specifico. Che cosa posso dire riguardo quindi questo? Beh, il periodo storico lo conosciamo, è un periodo di misteri, questo è il punto. Misteri che vengono talvolta anche, come dire, amplificati da una stampa abbastanza leggera che riprende semplicemente sentenze che poi sono state in realtà rimesse in discussione da controsentenze e da quant'altro. Certo, i temi affrontati da questo volume sono tantissimi. Io aggiungerei, è un volume ricco di nomi, e se mi si permette la battuta, direi che chi fa il mestiere come quello che ha fatto il dottor Pazienza, quando scrive i suoi ricordi, deve riempire il volume di nomi, anche perché così si dorme più tranquilli, magari anche con la porta dell'uscio aperta. E in effetti i nomi sono tanti, sono nomi anche importanti, nomi prestigiosi o comunque ritenuti tali. E tant'è che forse un indice dei nomi poteva servire, ma in realtà forse anche insidioso, perché poi uno va a vedersi soltanto una parte del libro, e invece il libro deve essere letto nel suo complesso. È un volume ben scritto, tra l'altro, voglio fare complimenti all'autore perché è molto leggibile. I temi affrontati, ecco, poi ci sono anche nomi che non sono citati, ma che si capisce a chi ci si riferisce, anche questi sono parentesi piuttosto gustose all'interno del volume. Beh, il tema centrale del volume è sicuramente il caso Calvi Ambrosiano P2, che è un più narrati, quasi metà del volume. La tesi è nota, cioè Calvi è stato ucciso, e non vi è un'accusa esplicita, ma sui mandanti sembra che ci siano pochi dubbi, a giudicare appunto da quanto scrive il dottor Pazienza. Soprattutto il tema centrale è che il Banco Ambrosiano non era affatto in crisi. Questo forse è l'elemento a cui l'autore tiene in modo particolare. Quindi un'operazione che viene descritta dall'autore attraverso documenti, anche quelli secretati, uno in particolar modo che dovrebbe in qualche modo inchiodare in realtà nelle responsabilità chi ha gestito questa operazione, perché il periodo storico che stiamo vivendo non è solo un periodo di fine della guerra fredda, di ultima fase della guerra, ma è un periodo di scontro veramente all'arma bianca, senza esclusione di morti, giusto appunto, tra poteri economici differenti, tra gruppi laici e gruppi legati al Vaticano, che cercano di concorrere per accaparrarsi un patrimonio che appunto il nostro autore definisce ben più che solido, e che riguardava appunto questa figura, quella di Calvi, che viene descritta, devo dire, anche con molta umanità e anche con quel punto di critica legato a un personaggio forse che Insomma, un po' meglio. varie fasi
della sua esperienza, non sempre con le idee chiarissime. È comunque un omaggio forse a Calvi, da quello che ho potuto capire, più che una critica. Poi si parla del sisma, di questo ne parlerà Gabriella Pasqualini, meno del SIDE, e si fa poi, e questo è un altro tema che trovo molto interessante, ne parlavamo prima, un ritratto molto bello, devo dire, quasi intimista, di un personaggio che è stato molte volte citato, molte volte attaccato, che è appunto Federico Umberto D'Amato, col suo ufficio affari riservati, personaggio con cui Pazienza ha avuto molto a che fare, anche se anche lui, come spesso questi personaggi, quasi tutti in qualche modo hanno una doppia faccia, e quindi amici fino a un certo punto e poi avversari. Da notare, non c'è una riga di risentimento nel volume di Pazienza. In generale, quindi, non si può dire che è un libro con una lavagna dove ci sono buoni e cattivi, ma semmai ci sono personaggi che, tranne alcuni, cioè Carboni, tanto per dirne uno, che viene comunque sempre messo in una posizione abbastanza negativa, ma tendenzialmente tutti hanno varie sfaccettature. Questa poliedricità dei personaggi rende il libro affascinante, ma sicuramente ci pone tantissime domande. La seconda parte naturalmente invece è concentrata su quello che è stato ricordato, e cioè le accuse che colpiranno l'autore in modo doloroso. Ci sono anche dei passaggi che riguardano la sua esperienza carceraria, e quindi l'essere un corruttore, i rapporti con la mafia, i rapporti con la P2, l'accusa addirittura di essere il successore di Gelli, e la questione dei depistaggi sulla strage di Bologna. È una versione, insomma. Sì, è bello il titolo, versione, come il capolavoro di Mordecai Richler, la versione di Barney. Qui è una versione, perché in realtà, ma non soltanto nelle memorie di chi ha vissuto quell'epoca, ma persino negli atti giudiziari, possiamo avere a che fare, per quanto riguarda gli anni 70 e anche 80, ovviamente, del secolo scorso in Italia, a una rappresentazione alla Rashomon, il capolavoro di Kurosawa, cioè dove effettivamente, a seconda dei punti di vista, l'intera realtà prende una forma diversa dalla precedente. Quindi tante versioni anche ufficiali, che effettivamente spingono poi gli storici a dover fare un grande lavoro di analisi e poi di sintesi, perché poi la sintesi si può avere attraverso queste varie letture, queste varie esperienze, perché poi, ripetiamoci, non è che uno racconti una storia inventata, ma la vede dalla sua angolatura. Ci sono molti passaggi nel volume di Pazienza che dimostrano che in realtà egli non avesse in mano una situazione globale, non era, insomma, il solito burattinaio. In Italia si cerca sempre di individuare burattinai, forse per una sorta di tendenza nello studio, no? È molto più semplice la Spectre, no? È molto più semplice individuare un grande vecchio che su un'isola deserta accarezza un gatto e gestisce la criminalità globale, piuttosto che andare a osservare i vari poteri che realmente si muovono cinicamente, sovente alla ricerca di interessi spesso privati. Ecco, quindi benvenga il libro di Pazienza, perché ci permette davvero di avere un quadro nuovo e sicuramente curato. Alcune parti naturalmente vanno lette e rilette, perché naturalmente poi la voglia di raccontare come il lettore nelle condizioni di dover studiare ancora di più quegli avvenimenti che ovviamente per Pazienza sono facilmente ricostruibili, ma naturalmente il lettore potrebbe fare fatica, anche perché purtroppo la pletora di interpretazioni, anche di analisi giornalistiche, non ha permesso al lettore o comunque all'osservatore di avere un quadro ben preciso su questi avvenimenti, in particolare sulla vicenda del Banco Ambrosiano, direi, che è quella, diciamo, che fosse l'elemento centrale, dove emerge in particolar modo il ruolo dello IOR insieme al ruolo della famiglia Agnelli, peraltro particolarmente sottolineato da Pazienza, e questa lotta di potere economico, che talvolta appunto non guardava
in faccia a nessuno. E io non vorrei aggiungere altro perché credo che il mio tempo sia terminato, grosso modo, anche se Margherita non è ancora intervenuta, ma sta già accennando al fatto che devo tacermi. Aggiungo solo che avrei delle domande da fare e non so se posso farle già ora o se ci sarà una fase di domande. Quindi chiedo al nostro presidente della conferenza come devo muovermi, perché di domande ne avrei, ne ho quattro. Direi che iniziamo con due domande che poni adesso e te ne tieni due per il prossimo giro. A te la scelta. Sì, allora io me ne tengo due e due le faccio. Una e mi riguarda, come è stato detto, mi sono occupato, mi occupo di storia della massoneria, ovviamente anche di storia della P2. E con la domanda che ha al dottor Pazienza è forse un po' banale, ma vorrei capire, visto che lui dell'argomento ne sa e lo scrive, vorrei capire, ma questa P2 che cos'è? Io ho riassunto quattro letture studiandola attraverso gli atti, attraverso le commissioni, attraverso anche i testimoni. Una combriccola di personaggi che tentavano di ottenere il massimo guadagno coordinati da un capo che riservava per se stesso il fettone più grosso della polenta, il fetun della pulenta, come si dice a Milano. E questa è una lettura. L'altra lettura, uno strumento in mano alle correnti moderate della DC, contrarie al compromesso storico. Un'altra ancora, uno strumento di guerra utilizzato soprattutto da quello che alcuni pentiti del terrorismo avevano definito l'oltranzismo occidentale, che dal 76-79 si trova schiacciato dalla solidarietà nazionale e inizia a muoversi in modo autonomo, se non pure l'ultimo tentativo della massoneria italiana, comunque delle aree laiche, dei poteri economici, di esercitare un potere politico sul paese. Ecco, queste sono quattro letture che vengono, poi ce ne vengono tre volte a quella fonte. Ecco, vorrei chiedere al dottor Pazienza quale di queste letture, tutte quante sbagliate, sono una sintesi che le riassume tutte. Ripeto, fa quella teatrino di Burattinai che spesso viene citato con facilità per risolvere questioni. Allora Marco, teniamo per ora questa di domanda, poi le altre le facciamo dopo. Maria Gabriella, a te la parola per un altrettanto, diciamo, introduzione alla sapere se mi sentite perfettamente. Io la sento perfettamente, piuttosto voi mi vedete perché è scomparso il video. Il video no, a me è scomparso il mio video, ma voi mi vedete, suppongo. Intanto scompaiono i video. Grazie a Marco. Caro dottor Pazienza, lei credo ci abbia fatto lavorare e studiare molto, perché vede i video di cui parla e soprattutto è un periodo che io scusate non ho vissuto assolutamente, perché vivevo all'estero. Allora, è un periodo estremamente interessante per quello che riguarda il periodo 1970-1977. E ci furono in quel periodo vari scandali, il peso piano solo, il SIFAR, eccetera, eccetera. Ma in quel periodo si conferma la solidità istituzionale e sociale della Repubblica. E si esce temporaneamente da una storica interna pericolosa, che poi comunque sfocia nella strategia della tensione. È un trentennio difficile che viene ricordato come gli anni di piombo nella storiografia attuale, soprattutto tra la fine degli anni 60 e la metà di quelli degli anni 80 del secolo scorso. Abbiamo il sequestro, l'assassinio di Bologna, violenze di piazza, insomma è un periodo che più o meno conoscete. Nel periodo tra il 70 e il 77 il settore informativo, che era agli occhi dell'opinione pubblica,
e non solo, viene collocato sotto la responsabilità politica e la direzione del capo dell'esecutivo e la si sottrae in buona parte ai militari, perché subentra ancora. Questo è interessante per poi capire perché Santovito chiede al dottor Pazienza di fare il consulente, anzi di entrare nei ranghi, e poi, visto che il dottor Pazienza giustamente dice: ma io non voglio entrare nei ranghi, sono un cane sciolto praticamente, lavoro come voglio lavorare io. Perché? Perché in questo momento ci si rende conto che occorre un'effettiva integrazione dell'intelligence nazione di governo. Ci vuole un dialogo, ci vuole la presenza dell'informazione in tutti i momenti decisionali che ne possono avvertire la necessità di supporto, e cioè anche le situazioni finanziarie in rapporto agli altri stati. La legge 801 del 77, parentesi, al dottor Pazienza viene richiesto di collaborare con il SISMI nel 1979. 80? Marzo, io ho cominciato nel marzo del... Scusa, ho sbagliato data. Questa riforma è importante. E viene varata anche per un contesto internazionale e nazionale molto particolare. Ma questa riforma, ancorché non abbia sortito totalmente gli effetti voluti, che cosa sottolinea? Sottolinea l'inizio del mutamento con l'intelligence italiana verso una formula contemporanea raccolta informativa nel quadro che è poi applicativo della Costituzione. Diciamo che è una pietra miliare della sicurezza e della difesa dello Stato. Cambia un sistema mentale dal periodo prebellico, periodo bellico e periodo postbellico. Però ancora questo periodo risentirà delle impostazioni, questa è una mia valutazione storica, delle impostazioni del periodo prebellico, cioè detto chiaro chiaro del periodo fascista. Perché Santovito dunque chiede al dottor Pazienza di dare una mano? Perché? Perché in sintesi proprio il concetto di azione informativa era profondamente mutato. Si stava discostando da una visione azione prettamente militare per interessarsi ad altri settori, industria, economia, finanza, rimanendo in quel periodo l'obiettivo fondamentale militare, non in senso globale, cioè era un concetto che si stava affermando lentamente. In effetti il dottor Pazienza non era un militare, suppongo che ha fatto il servizio di leva, ma a parte quello non era un militare. Soldato semplice, molto bene. Quindi iniziava a imporsi in quel momento la percezione fondamentale che il governo di un paese è il primo fruitore, cliente di un servizio informativo efficiente, dal quale ricevere le notizie politiche sì, ma anche economiche, industriali, scientifiche, di quei territori che potevano diventare potenzialmente ostili. Cioè la sicurezza dello Stato internazionale anche per quello che riguarda l'economia e la finanza. Questo è il punto fondamentale. Vorrei ricordare anche qualcosa che ha un piccolo flash storico, che la raccolta informativa dovesse riguardare anche finanza, economia, questo tipo di argomenti, l'aveva detto nel 1922 tal comandante Spiridione Bellavista, che era a capo del servizio informativo della Marina in quel periodo. Lui aveva visto lungo e aveva detto: signori, qua bisogna anche informarsi su queste cose. Disse Paolo Emilio Taviani, che era un conoscitore, disse all'epoca che il servizio non doveva essere lasciato esclusivamente ai militari, perché per quanto bravi fossero, costoro non
avevano un'opinione professionale, nel senso in cui invece era professionalmente conosciuto l'allora giovane 35enne dottor Francesco Pazienza, perché bisogna anche ricordare che a quell'epoca aveva 35 anni, era molto molto giovane. Quindi questo è stato un momento centrale e forse questo che sto dicendo ora può far capire il perché di questa richiesta al dottor Pazienza. Aveva connessioni internazionali, finanziarie, conosceva il mondo degli affari molto bene e soprattutto parlavo tre lingue perfettamente. Ecco, anche io le parlo, ma a me non me l'hanno chiesto, dottor Pazienza, vede la differenza no, fra me è stata e... una sua fortuna. In effetti, caro dottor Pazienza, sono perfettamente d'accordo con lei, perché lei a un certo punto, come si evince la sua versione, lei va in rotta di collisione col Vaticano. E dico mica poco, perché va in rotta di collisione? Questo è un pezzo del libro. A un certo punto, mentre lei sta per lasciare il Sismi perché si è abbondantemente stufato, Santo Vito la chiama e le dice vai da Monsignor Casaloli, c'è un appuntamento per te da Monsignor Casaloli. Lei va da Monsignor Casaloli, entra dalla porta di Sant'Anna, arriva seco Monsignor Celata e che cosa le dicono? Le dicono di cercare documenti contro chi? Contro Marcinkus, il grande padrone dello IOR. Perché? Perché all'interno del Vaticano si erano create due correnti. Il Vaticano, stupendo Vaticano, che noi a Roma... vero, io poi abito lì, a Roma molte cose si sanno e si sapevano, e che Marcinkus fosse il capo dello IOR si sapeva bene, che Calvi legato tramite il Banco Ambrosiano si sapeva bene, e anche che c'erano le collisioni all'interno del Vaticano. Il mondo finanziario di Roma conosceva molte cose, molte più di quelle che forse si sapevano fuori. Quindi Marcinkus, cioè dico il dottor Pazienza, che cosa fa? I documenti li trova e dice ma un momento, Marcinkus e Papa Wojtyła sono contro il comunismo. Questa atto contro il comunismo, tra l'altro i soldi 30 secondi. Sì, cara, grazie. Finisco immediatamente. Quindi è una peste questa ragazza, grande peste. Che cosa succede? Che Pazienza sa dove sono i documenti, li trova, ma decide di passare, la dico brevemente, dalla parte di Marcinkus e dai documenti a Santo Vito. Esatto. Santo Vito chiede al comando generale della Guardia di Finanza nell'81 una informativa sul dottor Pazienza. E questa informativa è una delle cose più interessanti che ci siano da leggere. Mi devo fermare. La mia domanda, la prima domanda, veloce, chi secondo lei, dottor Pazienza, ha spianato la strada a Calvi per entrare in Inghilterra uscendo dall'Italia col passaporto falso datogli da Carboni? Possibile che nessuno ha riconosciuto Calvi? Quindi l'hanno fatto uscire. Questa è una mia idea. Comunque, questa è la mia domanda. Ringrazio e mi scuso, spero di non essere stata troppo confusa nelle mie espressioni. Gabriella, grazie. Marco, tanta carne al fuoco. E adesso lasciamo a Francesco la sua appunto versione, la versione di Pazienza, e devo dire che tre o quattro punti sono molto interessanti da commentare, quindi lascio a te Francesco, poi magari ci ritorniamo o ti ricorderò quali sono magari i quesiti vari che sono ancora rimasti nella... Prego. Allora voglio subito rispondendo che io non sapevo assolutamente niente del fatto che Calvi si fosse allontanato dall'Italia, zero. Tant'è che quando io
mi trovavo in Messico quando Federico Umberto D'Amato mi disse che l'avevano ritrovata a Londra. Quindi io sulla esplosione Calvi a Londra non ne sapevo assolutamente niente. D'altronde, Calvi ha raccontato, secondo me dicendo una balla, nella sua famosa centrale finanziaria a Londra, perché aveva avuto una grossa linea di credito da parte della Chase Manhattan Bank. Ma la Manhattan Bank le porte gliele avevo aperte io. Tant'è che prima di scrivere il capitolo su questa questione ho riparlato con Bob Armao, e Bob Armao è rimasto anche lui sorpreso, perché dice: come, sono venuto a Roma perché mi hanno mandato i papelli. Lui ha fatto il pesce in barile e adesso ti raccontano che era andato a Londra perché aveva avuto una grossa linea di credito dalla Manhattan Bank. Ma se fosse stato vero, io sarei stato uno dei primi a saperlo. Quindi, perché rimane un mistero anche perché lui non abbia accettato la proposta dei fratelli Rockefeller. Ma secondo me non poteva accettare la proposta dei fratelli Rockefeller, perché in quel momento si sarebbe venuto a sapere chi c'era effettivamente dietro le famose misteriose società panamensi. Le misteriose società panamensi erano sue, perché le società panamensi avevano le azioni al portatore. Sono stato chiaro? Scusi, la mia domanda era se lei pensa chi può aver facilitato l'uscita di Calvi dall'Italia, perché non è possibile che non l'avessero conosciuto. Ma guardi, Calvi è uscito facendo strani giri con un motoscafo, eccetera, eccetera. Quindi io rispondo di quello di cui io sono sicuro, perché l'ultima fase della vita dell'ultimo, io non ne so assolutamente niente. Questo è qualcosa che bisognerebbe chiedere a Carboni, come si fosse innamorato di Carboni, anche se Carboni, ci sono le fotografie di Carboni sotto braccio a De Mita, nel momento in cui Flaminio Piccoli non era più il segretario politico della Democrazia, ma è entrato in gioco De Mita. Io ci sono ancora dei punti che non ho capito, e ci sono dei punti dove non si capisce. Perché, parliamoci chiaro, se avessero voluto far eliminare Calvi, è brutta la parola, professionalmente, l'avrebbero fatto sparire, non avrebbero attaccato a un ponte e fatto sparire e ucciso nella maniera in cui l'hanno ucciso. Questo è il mio punto. È un mistero perché lui non abbia accettato la proposta dei fratelli Rockefeller. Francesco, un passo indietro. No, una domanda al volo. Un'idea te la sei fatta sulla fine di Calvi, anche se tu parli solo su quello che sai. Ma un'ipotesi tu ce l'hai o no? Un'ipotesi potrebbe anche essere il fatto che non dimentichiamoci che era in corso la guerra delle Malvine, e non dimentichiamoci che gli argentini buttarono giù un incrociatore, o Sheffield, e non dimentichiamoci che quel missile, l'Exocet, l'acquisto di quell'Exocet da parte degli argentini fu finanziato da Calvi. Questo è da Gelli. Da Gelli Ortolani con i soldi di Calvi. Bravo. Allora, questo ci permette di rispondere un po' alla domanda a Marco Cuzzi su questa P2. Cos'era questa P2? La domanda a me? Sì, Francesco, ti ricordo. Guarda, la domanda di Marco è: che cos'era la P2, allora, della massoneria? Io non ero dalla P2, primo. Io ho rifiutato. Tutto quello che scrivo è supportato da documenti. Io ho rifiutato addirittura di incontrare Gelli, perché Gelli mi voleva incontrare, perché
la P2 era finita, interessava. La P2 era un grande comitato d'affari, secondo me. Gelli faceva in maniera di essere lui il punto di snodo di tutta la questione, perché coloro che appartenevano a non si conoscevano uno con l'altro. Dimostrazione del fatto è che D'Amato non conosceva Calvi, non conoscevano direttamente, che poi sono apparsi nella lista della P2. Però c'erano tutti i vertici dei vari servizi segreti e di varie forze armate all'interno. Certo, certo. Era funzionale a qualcosa? Io dovrei rispondere facendo delle considerazioni non vissute in prima persona, e quindi non sarebbe serio. Va bene. Parlando di prima persona, tu eri iniziato al GOI, cioè frequentavi Battelli, il gran maestro del GOI, io corretto? Ho frequentato, sono stato iscritto al GOI e ho anche detto chi ha firmato la mia cosa, ed era l'industriale genovese Ennio Zanotti. Quindi, presentatore. Il presentatore. Frequentavi il generale Battelli, che era l'allora gran maestro. Dopo che sono entrato nella massoneria, ho frequentato Battelli e soprattutto Spartaco Mennini. Ok. Bisogna sapere che era amico intimo di François Mitterrand, tant'è che quando Mitterrand veniva in Italia si fermava in Toscana da Spartaco Mennini. Sì, era uomo di collegamento tra Mitterrand e anche poi i vertici del Partito Socialista Italiano. Esatto. Francesco, a me sembra che questo primo giro è soddisfacente, però chiedo a Marco e a Gabriella 2 minuti ulteriori e poi c'è un giro di domande. Non so se sei soddisfatto, Marco, di questa prima, diciamo, riflessione, o se dobbiamo altre risposte che ha dato a Gabriella, che sono particolarmente affascinanti, però no, questa risposta sì, mi conferma, diciamo, la tesi della Combricola. Anch'io mi domando quanto questo comitato d'affari motivo, ma forse la lettura che ha dato la professoressa Pasqualini è già soddisfacente, per quale motivo ci fossero anche i vertici delle forze armate, chissà fino a che, o dei servizi, chissà fino a che punto non sia stato anche un combinato disposto tra affari e, come dire, lavori per strategie di più ampio respiro e forse meno prosaiche. Mi domando, una domanda che mi viene in mente è riguardo Martingus e riguardo, diciamo, al finanziamento che venne fatto a Solidarnosc attraverso, diciamo, una serie di iniziative disinvolte, chiamiamole così. Allora, la questione di base è: ma il pontefice, cioè rispetto a tutto questo, anche una domanda, so fino a che punto dottor Pazienza possa, a cui dottor Pazienza possa rispondere, ma gliela pongo lo stesso, ma il pontefice, caro Wojtyla, rispetto a tutti quei passaggi, era perennemente informato di tutto quello che stava accadendo, o si può parlare del fatto che quest'uomo, che è un uomo politico principalmente, è un esponente della diplomazia, mi verrebbe da dire, della politica internazionale, ancora prima di essere un uomo di chiesa, guardasse il risultato finale senza troppo osservare i mezzi, ma che dal punto di vista machiavellico poco interessanti rispetto al fine ultimo. Allora, aveva una conoscenza, a suo parere, Wojtyla, di quello che stava dietro tutta l'operazione IOR rispetto al finanziamento alle forze che stavano abbattendo il comunismo in Polonia e anche altrove? Io credo proprio di sì, tanto più che ad un certo momento, questo l'ho vissuto io in prima persona, il capo della CIA si incontrava con Papa Wojtyła. Tant'è vero che quando, vi faccio un esempio, quando ad un certo momento sono cominciati i problemi, Marcinkus ha nominato come suo avvocato il suo avvocato
negli Stati Uniti. L'avvocato Finley, con cui io una sera ho cenato insieme a Bob Armao, era un amico di Bob Armao, e il capo della CIA faceva parte, prima di entrare nella CIA, come senior partner. Mi sono spiegato? Quindi il Papa sapeva, secondo me, sapeva perfettamente quello che si stava organizzando. Il Papa aveva assolutamente bisogno di Martico per l'opera che stava facendo contro in Polonia e contro il comunismo internazionale. Marcinko era collegato e diventato era amico del capo della CIA, Casey, tant'è vero che un giorno, quando io sono andato, mi aveva dato un appuntamento nel suo studio, era in ritardo, e poi mi ha presentato, così come si può presentare, il capo della CIA, che era lì, e che avevano Casey era un cattolico, quindi avevano assistito alla messa celebrata da Papa Giovanni Paolo, e poi avranno discusso di qualcosa. Non è che Marcinko arrivi in Italia per sentire la scusate, non è che Casey fosse venuto in Italia per assistere alla messa del Papa. Grazie Francesco. Adesso siamo a corto di tempo, però tu ricordavi una volta anche la questione che i preti polacchi fossero elementi fondamentali nella trasmissione di risorse, di soldi. Mi ricordo la storia dell'automobile del prete che viene caricata di... ho caricato io quella notte come si chiama? Io ero presente. I Swiss del doppio del prete polacco, ma io sono stato uno dei mattoni della costruzione dell'aiuto a Solidarnosc, solo un mattone, perché poi mi immagino che ci saranno stati ben altri flussi di aiuti a Solidarnosc, perché Solidarnosc è stato l'inizio della fine. Abbiamo una serie di domande che lascio a Margherita, però partiamo da un'ultima cosa. Un'ultima cosa: il primo attacco contro di me non è stato fatto in Italia, è stato fatto da un articolo sul quotidiano ufficiale del Partito Comunista della Germania orientale. Quindi l'attacco contro di me è stato fatto da Markus Wolf, capo della stampa. Dopodiché i cagnolini del Partito Comunista, perché non ci vengano a raccontare le balle che il Partito Comunista era indipendente, eccetera. Dopodiché è cominciato, e come la canea, come il urlo dei cani. Il primo attacco contro di me è stato fatto dall'organo ufficiale del Partito Comunista della Germania orientale. Grazie Francesco. Allora facciamo veramente un minuto a testa per tutte le... prego Margherita. Partendo da Gabriella. Sì, però prego Margherita. Certo. Prima annuncio le domande e poi le do la parola alla professoressa. Darò la parola a Teo Piccone per una domanda, a Giorgio Lodigiani, Paolo Chirafisi e in conclusione l'ambasciatore, ovviamente nell'intervento della professoressa. Leggo anche due domande poste da parte del pubblico. La prima domanda è di Fortunato De Santis. Ho due domande, ma me le scrivo qui perché non posso intervenire. Particolari inediti sul sequestro Cirillo, due. Questa è la prima domanda. Due, esiste un modo, diciamo, etico di fare intelligence, visto che per forza di cose è un'attività che comporta una... Grazie per la risposta. La seconda domanda è di Domenico Bozza. Scusa Margherita, io preferirei fare due blocchi, perché è anche una questione di raccolta delle idee. Quindi adesso leggi questa e diamo la parola a Francesco e poi facciamo... Allora io ad una di queste risposte rispondo con quanto disse Winston Churchill, e disse: l'intelligence è un lavoro così sporco che solo un galantuomo può fare. Bravo.
Giusto, professoressa? Molto giusto, sono perfettamente d'accordo. In due parole su Cirillo, poi ridiamo la parola a Margherita. Su Cirillo non c'entrava niente, ero già uscito fuori da Sismi. Su Cirillo mi sono mosso perché me l'aveva chiesto Flaminio Piccoli. E siccome Flaminio Piccoli era una persona per... Sì, vogliamo ricordare che tra le amicizie politiche forti di Francesco Pazienza c'era in particolare Flaminio Piccoli, quello citato più volte nei libri di Francesco. Prego, Margherita. Domenico Bozza, quanto hanno influenzato i fatti la politica italiana degli anni Ottanta e la politica e gli accordi arabi Gheddafi con la Fiat e Agnelli e i fatti del MIG caduto in Calabria? Allora... Sì, poi sì, raccogliamo, diamo la possibilità di una replica di un minuto a Francesco Pazienza. Per due volte io ho visto nella sede del Sismi Romiti. La politica nei confronti della Libia era, scusate l'espressione, una politica a 90 gradi, perché c'erano di mezzo gli interessi della... Quindi non dimenticate che addirittura Gheddafi mandava i suoi scherani per fare degli omicidi in Italia dei suoi oppositori. E c'è scritto dal ex ambasciatore di quel periodo francese in Italia, racconta la maniera scandalosa con cui gli italiani lasciavano carta bianca a Gheddafi di fare quello che voleva sul nostro territorio nazionale. Io ho risposto. Grazie Francesco. Allora, adesso la carrella. Vai, Margherita. Sì, c'è l'intervento della professoressa Pasqualini. Bene. Ecco. Vado, perché abbiamo poco tempo. Io ho due domande al dottor Pazienza. La prima, lei ha avuto come nemici a un certo punto, perché è entrato in rotta di collisione, il Sismi, che chiede un'informativa alla guardia, al comando generale della Guardia di Finanza nell'81. Ma non è soddisfacente, infatti l'hanno fatto. Va bene, però io ho avuto la possibilità di leggere. No, io ce l'ho, quella del comandante generale della Guardia di Finanza. Quindi dicevo questo, l'è entrato in rotta di collisione con il Sismi, diciamo. Con una corrente. Invece quello che le voglio di cui lei non ha parlato, però ne parla abbondantemente nel libro, Domenico Sica, detto Mimì. Domenico Sica era uno psicopatico, nel senso clinico della parola. Mi segue? No, sto parlando allora, quando io lo feci, poi siamo ridiventati amici, quando lo feci beccare di Saturnia, non vi posso dire che cosa c'era nel filmato gusti molto particolari, molto particolari. Ma tutto nasce perché Sica voleva che io inchiodassi i fratelli Vitalone. Ho avuto occasione ultimamente di parlare con la signora Lucilla Vitalone e quando le ho raccontato queste cose, è rimasta abasordì, come c'è in francese. Dice, ma questo veniva sempre con l'amante di turno, veniva a cena a casa nostra. Nello stesso tempo voleva fregare Vilfredo e Claudio Vitalone. Ecco, e vi ho dato una fotografia di quando io racconto che sono rientrato in Italia, che ero già in vacanza perché voleva, e lui ci siamo trovati all'hotel Bernini Bristol, prima con D'Amato e poi è arrivato Sica. Sica voleva che io gli deponessi per i soldi che aveva dato Vilfredo Vitalone e io lo mandai a spigolare il mare. Questo era Domenico Sica. Domenico Sica era uno psicopatico in senso clinico della parola. Bene, cioè questo
andiamo oltre. Ci sono tante altre cose che si possono dire su quel frangente, però prego Margherita. Sì, la parola a Matteo Picone. Sì, buona. Una sola domanda solamente. La scomparsa, se chiaramente sa rispondere, a delle opinioni di Italo Toni e Graziella Di Palo in Libano e quei complessi rapporti Italia-Medio Oriente con... Sono stato in Libano varie volte e una volta ho parlato anche della questione Toni De Palo. Toni De Palo avevano messo in questioni troppo grosse, soprattutto Acquamarina, il porto di Acquamarina. Il porto di Acquamarina era il porto dove uscivano narcotici e entravano armi. Quindi avevano messo il naso in una situazione che praticamente aveva uno sbocco, farli sparire. Sono stato chiaro? Chiarissimo, grazie. Grazie, la parola a Giorgio Lolligiani. E, dottor Lolligiani, facciamo solo un giro, quindi è adesso o mai più, se no do la parola al... Va bene, no, allora do la parola a Paolo Chirafisi. Buonasera, a pazienza vorrei rivolgere una domanda su Bacchiano, che ha sempre parlato di IOR e poco di APSA, messa il patrimonio della sede apostolica, la banca di mito vera del Vaticano, dove Luigi Mennini forse qualcosa, diciamo, faceva. E infine, sempre Vaticano, se è vero che il Collegio Russicum era zeppo di spie dell'Est. Grazie. Allora, guardi, io non ho avuto a che fare, io ho avuto a che fare solo con lo IOR. In quel momento specifico, lo IOR era l'istituzione più importante del Vaticano, perché lo IOR, presieduto da Marcinkus, era in diretto rapporto, cioè il rapporto diretto con Giovanni. Oggi l'APSA è più importante dello IOR. Diciamo che oggi l'APSA ha preso praticamente il posto dello IOR, ma all'epoca lo IOR era l'istituzione più importante del Vaticano. Credo di aver dato una risposta. Abbiamo le conclusioni? Vogliamo? Sì, Andrea, abbiamo le conclusioni e volevo prima leggere una domanda di Luca Tajana. Siamo d'accordo? No, io direi così. Leggi la domanda. Ancora due minuti a Cuzzi e Pasqualini, le conclusioni dell'ambasciatore Vento e poi la... Io vedo in sala Giuliano Tavaroli, mi sarebbe piaciuto un pensiero anche di Giuliano Tavaroli, così per mettere un'insalata grandissima. Prego Margherita. Luca con il Tajana. Sono stati citati gli anni di piombo. Con i primi anni Ottanta di fatto si conclude la storia delle Brigate Rosse. Ci sono nessi con i fatti internazionali osservati da Pazienza? Non ho capito, scusi, mi stava scappando. Rileggo la domanda. Sì. Sono stati citati gli anni di piombo. Con i primi anni Ottanta di fatto si conclude la storia delle Brigate Rosse. Ci sono nessi con i fatti internazionali osservati da Pazienza? Io non ne so nulla, quindi non posso rispondere perché io rispondo solo sulle cose e sugli avvenimenti a cui ho partecipato in prima persona. Non ti eri un po' occupato di Senzani, uno dei capi delle Brigate Rosse? No. Mi ero occupato di Senzani semplicemente in funzione del sequestro Cirillo, perché mi era stato dato incarico da Flaminio Piccoli, segretario della Democrazia Cristiana. Io ero un po' come Mr. Wolf. Risolvi i problemi, sì. Io risolvevo i problemi. Allora, prima chiediamo a Tavaroli un pensierino della serata. Vai Giuliano, dici qualcosa. Ciao Giuliano, buonasera. Francesco, buonasera a te. Io ascoltavo con grande interesse, ma ci sono i veri commentatori della storia degli anni Ottanta, gli storici, la professoressa Pasqualini. E mi presenti un auspicio che questo sia un altro dei tanti temi da approfondire, perché era interessante la domanda posta poco fa. Negli anni Ottanta, col pentimento Peci e la figura del generale della Chiesa, chiuse di fatto
la storia delle Brigate Rosse in Italia, ma che ha una storia con tante sfaccettature anche internazionali. Parlavate del Libano, quindi ci sono le armi distribuite che venivano dall'OLP, tutte cose che Francesco forse se ci riflette gli vengono in mente, tante cose. Certo, tanto è vero che hanno chiamato il piccolo Lodo Pazienza. E allora vedi che qualcosa bene o male nella tua grande esperienza. Il piccolo Lodo Pazienza era questo. Quando ad un certo momento chiese di organizzare un suo incontro col Papa, cosa che feci, io gli dissi sì, però attenzione, voglio una contropartita. La contropartita è che ogni volta che ci siano da parte vostra notizie, informazioni che riguardano possibili operazioni in cui voi direttamente o indirettamente possiate essere coinvolti, io lo voglio sapere. E lui mi dette la mano e mi disse ok. D'altra parte, la storia dei missili, la strage di Bologna, parliamoci, la strage di Bologna, a mio modesto avviso, i due razzotti non c'entrano niente. La strage di Bologna è una cosa molto più complessa, molto più complicata. Sei d'accordo, Giuliano? Con Andrea, in questi giorni, insomma, molte volte queste sessioni hanno dimostrato quanto sia insufficiente il tempo che noi rubiamo alle persone e all'evento associato per affrontare questi temi. Quindi, dico a Pasqualini, il debriefing del dottor Pazienza richiederebbe molto tempo, mi sembra. Per ricordare che questo piccolo Lodo Pazienza, diciamo, veniva dopo il grande Lodo Giovannone Moro, che insomma era esatto, che regolava tutte le attività terroristiche nel Mediterraneo in Italia. Marco, due minuti conclusivi. Marco. Sta riattivando. Sì, scusate, ecco, sì. Ma c'è stata già la risposta alla domanda che volevo fare, che era proprio sulla strage di Bologna, che tra l'altro dovrebbe arrivare adesso, credo, la sentenza, no? Mi pare, lo cita anche Pazienza nel volume alla fine, quindi però appunto mi sta risposta non, sia una risposta che aprirebbe appunto un problema. Professore, voglio dire una cosa. Io sono stato processato due volte per calunnia nei confronti dei giudici di Bologna a Firenze, per epoca a Firenze tutto quello che è a Bologna. Sono stato assolto due volte. E la Cassazione, sezione sesta, scusi la volgarità, ma gliela dico così. Gli dico scusate, dice la Cassazione, ma che cazzo volete? Lo avete incriminato con chiacchiere e poi quello se si incazza vi incazzate voi. E no, non va bene questo. Certo, no, chiaro. Infatti era le volevo dare la possibilità di rispondere a parte il volume già. Aspetti, ma non è finita. Perché io sono stato rinviato a giudizio perché ero il braccio destro di Gelli, gli americani mi avevano mandato in Italia per prendere il posto di Gelli, eccetera, eccetera. Hanno cassato e abbiamo rifatto il. Facendo il processo, l'avvocato De Gori, che era l'avvocato ufficiale della democrazia, il secondo giorno di udienza ha buttato la toga per terra e se n'è andato perché aveva saputo che aveva deciso che mi avrebbero condannato. Ma la cosa incredibile è un'altra, che mi hanno condannato assolutamente con una motivazione completamente svincolata. Che non conoscevo, a un certo punto non conoscevo più Gelli, ma siccome volevo conoscere Gelli, allora che ho fatto? Ho depistato per fare un favore a Gelli. Ma si rende conto? Questo è successo in un tribunale italiano, non in un tribunale del Ruanda. Purtroppo ne abbiamo viste altrettante. Aspetti, che non è finita. Questo è successo nel 1995, nel 2002. Le sezioni unite della Cassazione hanno detto che questo tipo di comportamento è illegittimo perché
un processo dalla fase istruttoria fino alla fine deve essere lineare. Tu non puoi dire ero il braccio destro di Gelli e poi dopo che io non conoscessi Gelli, che però mi volevo far bene. È stato contestato questa nuova situazione. Sono partito col braccio destro di Gelli, mandato dagli americani per prendere il posto di Gelli, e poi sono finito che non conoscevo Gelli, che era un povero sfigato, ma siccome mi volevo far belle con Gelli ho depistato. Ma questi sono processi da Ruanda. Francesco, andiamo in chiusura. Scusa Andrea, posso però, perché quella è una domanda subito, no, due cose. Uno, ho notato nel volume, dottor Pazienza, un paio di citazioni solo su Michele Sindona e nessuna citazione, vabbè, sul caso Amosol. Mi domando, ma di tutto questo lei non è a conoscenza di quella parte, cioè conoscenza come lo siamo tutti, oppure ci sono delle cose che potrebbe dire? No, sul... perché vivo all'estero, io ho vissuto dal 1972 all'80 all'estero. Chiaro, quindi va bene. No, l'ultima cosa, sì. Poi non ne parlo più. Una, visto che oggi è l'anniversario della morte di Bettino Craxi, sì. Allora le volevo chiedere un'opinione. Ci sono dei passaggi, c'è la questione Martini, lei la cita verso la fine del volume che la riguarda, però volevo chiederle appunto un'opinione generale, se è possibile, su Bettino Craxi. Allora, Bettino Craxi gli ha fatto un favore enorme a Bettino Craxi, enorme, perché io avevo un informatore mentre lui era in galera. Il mio informatore era il cappellano del carcere di Lodi. Il cappellano del carcere di Lodi, in cui mi aveva messo in contatto il, mi sembra Curioni, non mi ricordo come si chiamasse, il capo dei cappellani, eccetera, eccetera. E mi disse: occhio che questo qui vuole parlare di Craxi, perché Turone lo spingeva a parlare di Craxi. Mi segue? Io gli mandai un messaggio e gli dissi: non parlare di Craxi, per carità di Dio, e del conto protezione, perché il gioco era sul conto protezione. Mi segue? Quindi mi doveva essere riconoscente Craxi. Invece no. Craxi lui è stato il motore per cui poi si è mosso Martini, io gli ho fatto arrestare i suoi agenti in Svizzera, eccetera, eccetera. E poi ci sono quelle storie delle Seychelles, l'aeroplano che l'aeroplano del Sismi, della SNAM che a catturare le Seychelles, tu io, fai la guerra d'Africa. Io gli ho messo una, fatto mettere una bomba. Qui ci fermiamo. Vabbè, insomma, c'è stato Craxi che poi alla fine però ha acchiappato. Gabriella, andiamo in chiusura, due minuti. Il libro è particolarmente interessante e pone una serie di domande che qui non si possono fare, e rende molto bene l'idea di quello che succedeva in quel periodo, gli intrecci finanziari, gli intrecci personali e la figura del dottor Pazienza, che era un ottimo uomo d'affari, un bravo mediatore. Io avrei voluto fargli molte più domande. Era un decatleta. Su Stefano Giovannone, che ho ben conosciuto. E l'unico grande agente che ci fosse al Sismi era Stefano Giovannone. Lo so bene, ho avuto la possibilità di conoscerlo e non abbiamo più il tempo, spero comunque di poterla conoscere. Le chiederò molto anche sull'Iran, sui suoi rapporti con l'Iran o con alcuni personaggi dell'Iran e di Condotte d'Acqua. Comunque, il libro è uno spaccato di storia dell'Italia negli anni 70 e 80. So che lei non si fermerà, l'ha scritto alla fine del libro, la guerra continua. Io mi auguro che questa guerra continui. La guerra continua, le spiego subito, la guerra continua. Per lei, perché bisogna far emergere la verità su molte. Quindi, io fra 2-3 mesi presento l'istanza di revisione. La seguiremo, credo, con grande interesse. E voglio dire un'altra cosa, che al Banco Ambrosiano sono stato poi condannato perché un deficiente, grande nome dell'avvocatura italiana, bastava che presentasse un foglio
e io sarei stato buttato fuori. Cosa era questo foglio? Questo foglio era la dimostrazione che non ero scappato dal banco per perché le banche. Quindi ci sono state solo due, scusate perché questo è molto importante, due cassate con rinvio sul Banca Mediterranea. Uno ero io e uno era De Benedetti. La Corte di Cassazione disse: se quello che dice Paziente è vero, cioè che lui non è scappato, non è per il mandato di cattura del Banco Ambrosiano, allora ha diritto alle attenuanti. E avendo avuto se mi fosse stata data l'attenuante, io ero andato in prescrizione. Chiaro questo, no? Chiaro. Attendiamo anche noi la revisione del suo processo per continuare a seguire le vicende della storia di quelle per me sono storie d'Italia. Grazie Gabriella. Conclusione affidata al presidente della Vento Associati, ambasciatore Vento. Ambasciatore, buonasera. Come sta? Buonasera, dottor Pazienza. Ma devo dire, conclusione è un termine improprio, perché come giustamente la sua versione e poi l'espressione della continua fermi, ed è su questi che io mi concentrerò. I punti fermi è che lei si è trovato a vivere le pagine fondamentali della guerra fredda, e soprattutto di quello che è stato l'inizio della fine, cioè Solidarność. Tra Polonia e Italia, negli anni 70 e poi all'inizio degli anni 80, si è verificata di scambio, di interazione. Non giocavano soltanto bene il Vaticano e così via, ma mentre l'Italia a metà degli anni 70 e fino, diciamo, al 78-79, in qualche modo sbandava, tanto per intenderci, al di fuori di quella che era l'ortodossia, in Polonia sappiamo bene che la comparsa di Montini, di Luciani, questo personaggio, Karol Wojtyła, come pontefice, anche perché negli Stati Uniti, poi, tra l'altro, sappiamo che la politica estera in quegli anni, 78-79, era guidata da un polacco, cioè Gegin, esatto. Tanto per intenderci, che aveva rovesciato l'impostazione kissingeriana, no? Kissinger era ognuno è padrone in casa sua, era, diciamo, speculare alla dottrina Brecht per quella Kissinger, mentre Brzezinski giustamente un certo, diciamocelo francamente, quindi tutto questo poi spiega il discorso di Marcinkus, Casaroli che chiede a lei, ma faccia un po' un'indagine su Marcinkus, è molto interessante questo che lei dice, Casaroli che è viceversa, sappiamo, sempre artefice, il regista di certe politiche, chiamiamole montiniane, no? Diciamo di distensione, di allentamento, diciamo, della guerra fredda e così via, voleva indagare proprio su Marcinkus, che invece era un po', era stato da bravo lituano, poi Lituania e Polonia sappiamo bene, la vecchia confederazione storica lituano-polacca, la vediamo adesso all'opera sull'Ucraina, tanto per intenderci, non andiamo molto lontano. Comunque lei ha vissuto una fase di estremo interesse, io lo scendo nel dettaglio, perché poi insomma, il dettaglio esula dalla mia competenza, insomma, dei vari episodi, leggerò con enorme interesse, confesso che non ho letto il libro, ma insomma, adesso me lo procurerò e lo leggerò. Però i punti fermi, i pilastri di tutto questo discorso, cos'è? L'avvio, la fine della guerra fredda, poi naturalmente ci vorranno 10 anni fra Solidarność Danzica 79 e poi l'89, muro di Berlino che crolla, Polonia che si libera, riunificazione della Germania e serve soprattutto a sdoganare anche territorialmente la Polonia, togliendo quel diaframma che era rappresentato dalla Repubblica Democratica Tedesca. Mi sorprende l'Est, sorprende Neues Deutschland,
abbia accusato, ma lei giustamente giocava una partita. Lei giocava gli avversari, lei giocava una partita, lei giocava una partita contro di loro e loro naturalmente l'hanno attaccata. No. Cioè, voglio dire, no, no, mi scusi, professor, scusi, io non sono, no, 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 ma io non sono contento. Quello che mi fa, scusi, schifo è l'unità, perché lo so, ecco. lo so. Erano i nemici, quelli erano i nemici, è giusto che facessero. Lei ha detto che c'erano i ventriloqui, no? Magari erano in Italia. Come dicono i francesi, pappagalli a carte de presse, no? Essere giornalisti, insomma, i francesi hanno, però che a carte de presse. Allora, il tenno conclusione ho dato. Quindi noi abbiamo effettivamente queste pagine di, diciamo, della fine, o comunque dell'avvio alla fine. Adesso, come c'entri Calvi, Lambrosano, lo sappiamo, i flussi di appoggi, anche alcuni sindacati legati al Partito Comunista, avevano lavorato molto per l'appoggio a Solidarnosc, anche, diciamo, attraverso un certo tipo di loro personale che in qualche modo era collegato al Ministero degli Esteri, i cosiddetti corrieri diplomatici, che potevano portare, diciamo, delle somme di denaro. Lei parlava di lingotti d'oro, no? Lì forse non erano i lingottini, quelli della Credit Suisse, quelli i lingottini del prete polacco di cui parlava lei, ad altro, insomma. Ma ripeto, adesso questi sono aspetti importanti nella sua esperienza umana, personale, professionale, e soprattutto, diciamo, per quello che poi si è voluto in qualche modo, come dire, addebitare a lei, quando la partita era molto, molto, molto più ampia, e dove lei ricordava la Libia. Io ricordo la Libia degli anni 70, quando il signor Jalloud, che era il primo ministro di Gheddafi, soggiornava, ospite del nostro Sismi, al Cavalieri Hilton sulla collina di Montemario, e così via, intrattenuto, devo dire, gradevolmente, non dalle persone del Sismi, ma insomma da certe compagnie mercenarie. Che signorine. Vabbè, nella mia esperienza mi interessavo di Medio Oriente e Nord Africa negli anni 70 alla direzione di affari politici della Farnesina, quindi insomma queste cose sono abbastanza note. E poi giustamente lei ha ricordato che nel discorso con la Libia, ma non soltanto la Libia, questo vale anche con l'Unione Sovietica, attenzione, entrava in gioco interessi poderosi economici italiani, la Fiat e l'Eni, no? I due pilastri, diciamo, dell'economia italiana, la proiezione all'estero del sistema produttivo industriale italiano, energetico, eccetera, eccetera. Quindi ripeto, complimenti, perché quello, insomma, sto sforzo che lei sta facendo di ricostruzione, reinquadramento, diciamo, delle sue esperienze in un contesto storico, possiamo dirlo tranquillamente. Tra l'altro, attenzione, perché ho citato prima en passant Polonia-Lituania, Marcinkus e Solidarnosc, sulla vicenda anche ucraina, quindi in qualche modo siamo, per chi sostiene, non so con quanta appropriatezza, che stiamo vivendo una seconda guerra fredda, ebbene, effettivamente vediamo come queste sue esperienze, che sono, ovviamente, ripeto, risalgono a 30-40 anni fa e così via, e potrebbero essere, tornare in qualche modo, sia pure, insomma, modalità diverse, anche modalità diverse per quanto riguarda il contesto italiano, perché diciamocelo francamente, adesso io ho l'impressione che rispetto agli anni 70 l'Italia ha perso peso specifico, cioè crucialità in qualche modo, mentre negli anni 70 degli spostamenti solidarietà nazionale, ripeto, la terza fase di cui parlavamo ora, no?
dopo il centrismo, dopo il centro-sinistra, ci sarebbe stata la terza fase, che è quella del imbarcare il PC nel compagio di governo. Oggi il discorso per quanto riguarda l'Italia, sì, abbiamo visto un po' sullo sfondo delle vicende Cina, Belt and Road Initiative, eccetera, eccetera, 5G, ma insomma, onestamente, mi sembrano meno oggi cruciali la posizione dell'Italia. Purtroppo, io dico purtroppo, vuol dire che forse allora, non so, avevamo un peso specifico superiore a quello che abbiamo attualmente. Ma lasciamo stare adesso queste considerazioni, insomma, stanno un po' di amarcordo, diciamo, anche generazionale da parte mia. Bene, quindi io direi che interessantissimo questo incontro di oggi, insomma, abbiamo sentito delle cose molto interessanti. Professore, posso dire una cosa, per gentilezza? Ambasciatore, posso dirle una cosa? Prego. Pagina 413 della requisitoria scritta di Libero Mancuso contro di me. Lo 413 Mancuso. Perfetto, prendo nota. Sì. Lui scrisse che una delle mie punti assolutamente negativi era che ero un nemico, esattamente un nemico del comunismo internazionale. Ci rende conto? Giustamente, ma poi voglio dire, lo era in qualche modo. Ma cosa c'entrava questo nella requisitoria scritta del pubblico ministero? Non sta a un pubblico ministero andare a avere dei giudizi di carattere politico, Libero Mancuso era a Napoli, lo sa chi lo fece spostare da Napoli a Bologna per occuparsi della strage? No? Luciano Violante. Francesco, Francesco, adesso dimmi. Ci avviamo a conclusione, veramente due minuti tuoi di No, 30 secondi. 2001 di della magistratura democratica a Villa Marigola di Lerici, alla giornalista Vanoli del secolo XIX, Violante disse: pazienza, è un uomo pericolosissimo perché molto intelligente. Poi ho finito. Va bene. Adesso è cambiato, adesso va dalla Meloni e compagnia. Eh sì, era qualche settimana fa alla festa di Fratelli. Esce il 27 per Chiare Lettere, 16 euro secondo me ben spesi, quindi consiglio a tutti acquistare la versione di pazienza. E comunque, come diceva Giuliano Tavaroli poc'anzi, fare il debriefing di pazienza, ne escono fuori altri 10 di talk, quindi faremo un ciclo. Ci sono almeno secondo me 2 libri intervista da fare. Io mi prenoto insieme a Marco. Candidiamo. Io e Marco ci prenotiamo per fare una chiacchierata di approfondimento su P2, il GOI, la massoneria. Credo che ci interessi anche approfondire la vicenda di Battelli, che ne abbiamo parlato così molto en passant. Ma Io poi sono di Zoagli, dottor Pazienza, quindi siamo anche corregionali. Obelin. Beh, insomma, ci sono tante cose da approfondire, ecco, sono molto interessanti. Voi sapete che tra mezz'ora abbiamo un talk, adesso io non mi ricordo più come si chiama il talk, forse ce lo può dire Margherita, qual è il prossimo talk? Ormai sì, ve lo posso dire io. Il nome del talk è Intelligence, Cybersicurezza e Resilienza dei Futuri Modelli Energetici. Ah, temi importanti. Insomma, in sostanza, come il PNRR ci aiuterà a più sicuro il paese ed energeticamente, diciamo, questa transizione energetica riusciamo a farla in maniera indolore, ed efficace.
Francesco, a prestissimo allora, ti andiamo a trovare. A vostra a più tardi, grazie ancora. Grazie, grazie. E a tutti l'appuntamento tra 38 minuti. Grazie. Arrivederci. Buona serata. Buona serata. Pazienza, ciao a tutti. Serata, buona...